Oggi, a passato e presente, parliamo dell'imperatore Claudio, vissuto nell'epoca a cavallo della nascita di Cristo. Era nipote di Tiberio, successore di Caligola e dopo di lui sarebbe venuto Nerone. Un'epoca molto travagliata nella storia dell'impero romano, resa ancora più travagliata dal fatto che Claudio ebbe due mogli, Messalina e Agrippina, molto chiacchierate, tant'è che gli storici su lui si sono divisi e molti ne hanno parlato male. Abbiamo potuto realizzare la puntata grazie al Museo dell'Ara Pacis, che ci ha ospitato e ci ha fornito i materiali della mostra sull'imperatore Claudio. 41 d.C., Roma. Claudio, il candidato più improbabile della dinastia di Augusto, diventa imperatore all'età di 50 anni, acclamato dai pretoriani che avevano ucciso Caligola. 43 d.C., Britannia. Claudio organizza una spedizione di 6 mesi che si conclude con successo, anche se la conquista della Britannia sarà solo parziale. 54 d.C., Roma. Claudio muore a 64 anni, forse per avvelenamento. Nerone, il figlio della sua ultima moglie, Agrippina, diventa imperatore. Dell'imperatore Claudio parliamo oggi col professor Umberto Roberto e con Silvano Proietti, Maria Grazia Cinti e Manuel Miranda. Professore, io ho sempre capito come sia stato possibile che Margherita Yourcenar-si sia innamorata di un personaggio come Adriano, ma Robert Graves, che pure era un autore considerevole, innamorarsi di un personaggio come Claudio, secondo lei come mai? È un personaggio molto contraddittorio, Claudio, personaggio sicuramente fragile sotto alcuni aspetti, legati in particolare al comportamento, alle sue passioni, ma allo stesso tempo un uomo, uno studioso, un intellettuale. Questo è vero. Un uomo molto interessato alla storia, che, come penso vedremo, fece anche un uso politico della storia, di questi suoi studi, e questo lo rende un personaggio molto interessante. Ma secondo lei merita il rango che gli ha dato Graves? 2 libri ha scritto su di lui, cioè è uno dei grandi imperatori romani? È un uomo che cercò di portare a compimento la rivoluzione fatta da Augusto, vissuta con grande travaglio da Tiberio, e nonostante l'immagine negativa, dura a morire, del personaggio che ci viene consegnata, certo, dalle fonti successive, i documenti che poi noi approfondiamo dal punto di vista storico ci indicano un personaggio che non era incompetente o incapace di governare. Anzi, forse descriverlo in quei 2 volumi splendidi, dato molto ben scritti, era un modo di reagire alla storiografia negativa che di Claudio fece un martire storiografico, se così possiamo definirlo. Ma entriamo nel primo capitolo, dove vedremo la complessa successione di Augusto e la nascita di una dinastia imperiale in cui Claudio ha un ruolo secondario, ma destinato a cambiare. Augusto, successore di Cesare e primo imperatore romano dal 27 a.C. al 14 d.C., non ha eredi maschi, ma solo una figlia, Giulia. Sin dall'inizio del suo principato si impegna a cercare un successore attraverso matrimoni e adozioni. In questo modo crea una vera e propria dinastia imperiale, la Gens Giulio Claudia. Adotta Tiberio e Druso, figli della moglie Livia. Druso, che è il suo preferito, muore troppo presto e Tiberio, erede della grande Gens Claudia, diventa il suo successore in linea dinastica.
Pur essendo un principe saldo nel suo potere, Tiberio avverte la presenza ingombrante del giovane nipote Germanico, un ragazzo prodigioso, figlio del fratello Druso. Con i suoi successi, infatti, Germanico getta ombra sul prestigio del principe e oscura anche suo fratello Claudio. Per Claudio, considerato un goffo studioso di cose antiche e all'atere della famiglia imperiale, viene scelta un'educazione nobiliare. Svetonio lo descrive balbuziente e claudicante, limiti fisici determinati forse da un difetto congenito o da una malattia. La madre Antonia, come racconta sempre Svetonio, lo considera un essere incompiuto. Claudio è il fratello imbarazzante del rampollo della casa regnante. Non viene preso in considerazione in linea di successione, ma usato attraverso matrimoni strategici per stringere alleanze. Il 14 d.C. Augusto muore e gli succede Tiberio. Quando l'amato Germanico muore ad Antiochia in circostanze misteriose, in molti pensano che Tiberio non sia del tutto estraneo alla vicenda e le celebrazioni funebri per il giovane Germanico avvengono in un clima di angoscia per il futuro. Nonostante questo, Tiberio sarà imperatore per 23 anni e regnerà con fermezza, riportando numerosi successi militari. Dopo di lui diviene imperatore Gaio Cesare, detto Caligola, figlio di Germanico, che assume il potere senza alcuna esperienza né attitudine al comando. Presto Caligola rivela un comportamento bizzarro, sprezzante verso il Senato, e dopo quasi 4 anni di regno viene assassinato dai pretoriani, la sua guardia personale. Sono proprio i pretoriani ad acclamare imperatore Claudio, il più improbabile dei candidati, che a 50 anni diventa il quarto imperatore di Roma, con il nome di Tiberio Claudio Cesare Augusto Germanico. È il primo imperatore ad essere acclamato dall'esercito. Eppure la storiografia della sua epoca lo descrive pavido, nascosto dietro una tenda la notte dei tumulti che portarono all'uccisione di Caligola, schiavo del suo matrimonio con Valeria Messalina. Maria Grazia Cinti è lui stesso poi a tenere un basso profilo, forse perché consapevole di essere visto come uno non adatto, almeno in una fase iniziale, a fare l'imperatore, oppure perché altro motivo? Sì, in realtà Claudio mantiene questo basso profilo dall'inizio del suo regno, perché appena salito al potere rinuncia al titolo di imperator, come poi successivamente rinuncerà anche ad altre cariche onorifiche ritenendole eccessive. Per esempio rinuncia al titolo di Britannicus, nonostante ne avesse diritto, perché appunto aveva conquistato la Britannia. Mi viene da pensare che lui abbia mantenuto questo basso profilo per, minare qualunque sospetto di un possibile tentativo di governo autocratico. Sì, forse anche perché è spaventato, perché la successione di Augusto è una delle più complicate vicende dell'Impero Romano, una serie, le abbiamo visti anche in parte nel documentario, una serie di ammazzamenti, di madri che odiano i figli, insomma, forse questo basso profilo è un'ipotesi che sta in piedi, che lui sia entrato con il piede sinistro in silenzio. Allora, sicuramente Claudio si trovò ad essere imperatore in un momento molto delicato. La congiura contro Caligola fu un momento in cui alcuni gruppi del Senato pensarono fosse possibile perfino tornare indietro rispetto a questa rivoluzione augustea. C'erano poi delle fazioni senatorie che erano intenzionate a proporre nuovi candidati al potere. Claudio si trovò a rappresentare un elemento di continuità forte con la rivoluzione augustea, ma sentì anche la necessità, dopo questa serie di eventi anche terribili, di consolidare il potere imperiale, di rendere necessaria la figura del princeps nel funzionamento della vita politica a Roma, e quindi scelse di recuperare uno degli aspetti più importanti dell'atteggiamento di Augusto a livello politico, una
concordia, almeno diciamo nelle forme, con il Senato. E quindi questa immagine di princeps civilis, certo, di un uomo disposto a rispettare il Senato e le sue prerogative. Senta, professore, mi levi una curiosità che ci aiuta a capire l'intera vicenda. La congiura che aveva portato alla morte del suo predecessore Caligola, per mano dei pretoriani, da chi era stata voluta? Chi l'aveva pensata? Diversi gruppi del Senato, e Caligola aveva interpretato il suo ruolo di princeps a un certo punto senza porre freni a quello che era effettivamente la sua possibilità di imporre la volontà al Senato attraverso anche un uso smodato della violenza. E quindi quella calma, quella parsimonia su se stesso di cui ci ha parlato adesso Maria Grazia Cinti, poteva essere anche un modo di Claudio di dire ai senatori: guardate, io vi ho capiti, non vi preoccupate, non sarò il nuovo Caligola. Esattamente. Mi incuriosisce un'altra cosa, Silvano Proietti, che quei pretoriani che uccidono Caligola, cioè, sono gli stessi che acclamano Claudio imperatore. Della prima volta, strano, un personaggio così riparato, come abbiamo detto, e viene acclamato per la prima volta nella storia dell'impero dai pretoriani. Sì, è interessante, perché l'acclamazione di Claudio come Cesare significa che lui diventa capo dei soldati per mano dei soldati stessi, quando il titolo di Cesare era stato utilizzato per gli eredi al trono. Ricordiamo, non so, Gaio e Lucio Cesare, i nipoti morti di Ottaviano Augusto. Quindi Claudio viene acclamato Cesare dopo aver elargito una somma considerevole ad ogni pretoriano, 15.000 sesterzi secondo Svedonio, che oggi equivarrebbero a circa 30.000 euro, ovvero un terzo della somma degli stipendi che avrebbe ottenuto ogni pretoriano in 16 anni di servizio. Quindi abbastanza corposa come acclamazione, potremmo dire. Cioè, si ricomprò i pretoriani? Adesso io sono un po' volgare, mi scusi professore, ma il desiderio di mantenere il potere che aveva avuto Augusto e che poi aveva avuto Tiberio era soprattutto sostenuto da coloro che vegliavano sulla figura del princeps, quindi i pretoriani. I pretoriani erano i migliori tra i soldati romani, che lasciavano le frontiere dell'impero per venire a Roma con uno stipendio maggiorato, in una condizione di privilegio enorme rispetto alla vita media del soldato romano. Quindi sicuramente i pretoriani avevano bisogno di una continuità della figura del princeps e anche di una comunità dinastica. Ma i pretoriani sono una guardia armata manovrata dai senatori o sono altrettanto importanti quanto i senatori? Sono altrettanto importanti quanto i senatori, tra l'altro sono armati. Sono armati, sono armati e controllano Roma. Più importante. Manuel Miranda, il professor Roberto ci ha detto all'inizio che la caratteristica di Claudio è di essere un uomo colto, è il primo imperatore colto, davvero colto, anche gli altri forse non saranno stati degli ignoranti, ma lui che tipo di cultura aveva? Certo, le fonti storiografiche, quindi Tacito, Cassiodione, Svetonio, sono tutte concordi nell'affermare che l'imperatore Claudio fosse un grande studioso di antichità. Tant'è vero che, oltre al latino, parlava correntemente anche il greco, e gli attribuiscono un'opera storiografica dal titolo Tirrenica, che in greco significa storie riguardo ai Tirreni. I Tirreni sarebbero gli Etruschi. Un'opera addirittura in 20 libri che purtroppo non ci è stata pervenuta, non è stata tramandata, e addirittura aveva una visione molto filoetrusca e poco aderente alla visione filoromana, filosenatoria. Che significa avere una visione filoetrusca? Che argomento è? Beh, è un argomento molto interessante, perché Claudio, anche poi nell'uso che lui farà di questa sua conoscenza del mondo etrusco e di altre culture che avevano interagito nella storia con Roma, Claudio faceva risalire a una cultura etrusca molti sviluppi che poi avevano reso grande la civiltà romana. Claudio questo ce l'ha molto presente. Se posso, volevo dire una parola su questa importanza di Claudio storico. Abbiamo detto, Claudio è un intellettuale che va al potere, non è un filosofo,
come saranno altri imperatori romani, è uno storico. La storia diventa per lui uno degli strumenti, la conosce bene, uno degli strumenti per in qualche modo legittimare la figura stessa del princeps. Abbiamo detto che il princeps è un grande rivoluzionario, è qualcuno che distrugge l'ordine repubblicano che aveva al centro il Senato. Ecco, poiché Claudio ne era consapevole di questa posizione rivoluzionaria, il richiamo alla storia diventa per lui un modo per mostrare che certo, nella lunga storia di Roma ci sono sempre stati dei cambiamenti. Questo e è lui la sa usare la storia, la cioè, sa usare la fa storia. Un buon uso politico della storia. Lo fa, vedremo dopo un documento importante. Aspettiamo. Bene. Ed entriamo nel secondo capitolo dove vedremo l'imperatore Claudio che sviluppa una politica di stampo tradizionalista, come ci ha detto adesso il professore, realizzando importanti conquiste e numerose opere di pubblica utilità. Claudio inizia il suo incarico con lungimirante modestia, ma allo stesso tempo rivela presto un'inattesa spietatezza. Non esita a uccidere i senatori collegati al colpo di stato di Scriboniano, governatore della Dalmazia, nell'intento di scongiurare future rivolte istigate dal Senato di Roma. Il nuovo imperatore non è affatto inadeguato. Sa chi sono i suoi nemici ed è preparato a governare. Le sue capacità emergono presto soprattutto in un articolato piano di ammodernamento delle infrastrutture a Roma e nelle province, con il finanziamento e la costruzione di strade e canali in tutto l'impero. Fa costruire la Via Claudia Augusta, un collegamento sicuro tra il bacino del Po e le regioni danubiane, che mette stabilmente in contatto il mondo romano con quello germanico. Dispone la costruzione e il restauro di 3 acquedotti, l'Acqua Claudia, che ancora oggi ammiriamo nel Parco degli Acquedotti e nella zona sud di Roma, l'Annius Novus, che diventerà una porta delle mura aureliane, e l'Acqua Virgo, l'unico acquedotto romano ancora funzionante che alimenta importanti fontane nel centro di Roma come la Barcaccia e Fontana di Trevi. Le opere di ingegneria idraulica promosse da Claudio sono molteplici. Con la costruzione di canali detti i cunicoli di Claudio e la bonifica della conca del Fucino, accresce lo sfruttamento del territorio migliorando la vita dei contadini marsicani. Finanzia inoltre la costruzione di un porto a 4 km da Ostia, un sito strategico per i commerci, che poi sarà potenziato dall'imperatore Traiano. La politica estera di Claudio è decisamente espansionistica. In Africa annette la Mauretania a provincia romana e in Oriente favorisce i conflitti interni a svantaggio dei parti, storici nemici di Roma. Ma la vera campagna militare per cui sarà acclamato imperator e celebrato in uno straordinario trionfo è la conquista della Britannia, un progetto già tentato senza successo da Caligola. Claudio, con la Britannia romana, legittima la sua posizione come capo e come leader in campo a fianco del suo esercito. Per celebrarlo, il Senato gli conferisce il titolo di Britannicus. Ma la sua politica estera non è solo aggressiva. Claudio intende favorire l'integrazione tra i popoli che affollano l'impero romano. Quando nel 48 d.C. assume su di sé la carica di censore, si trova a prendere contezza di quello che Roma è diventata, una realtà ecumenica e multietnica. È necessario ormai un nuovo censimento dei cittadini e delle province. La Tabula di Lione, rinvenuta a metà del 1500, è la testimonianza epigrafica del suo discorso sull'opportunità di far entrare i notabili della Gallia Comata nell'Assemblea del Senato. Nel dibattito per concedere la cittadinanza ai Galli, Claudio fa riferimento alle origini etrusche e sabine di Roma e alle ultime annessioni provinciali che hanno arricchito la forza dell'impero. Silvano Proietti, cos'è Porta Maggiore per Claudio? È con una punta di orgoglio che mi trovo a parlare di Porta Maggiore, perché essendo io nato e cresciuto nel suburbio orientale di Roma, mi trovo a parlare delle tracce della percezione artistica di Claudio, lì dove appunto lui va a monumentalizzare le arcate dell'acquedotto, dell'Acqua Claudia e dell'Annio Novus, citate anche dalle RVM che entrano nella Roma orientale. Invito chiunque insomma a visitare il luogo perché è bellissimo. Perché c'è casa sua. Anche per quello. Certo che
l'ho visto, anch'io sono rimasto a bocca aperta, è un mago delle acque, e dobbiamo a lui tantissimo, cioè deve tantissimo Roma all'imperatore Claudio. E anche questo però rientra in una strategia politica ben precisa. Come Augusto, e anche Tiberio, ma soprattutto Augusto, Claudio sa bene che uno dei ruoli fondamentali del principe è costruire edifici importanti, maestosi, splendidi. Però Claudio utilizza la sua politica edilizia anche per consolidare il ruolo del princeps a Roma in particolare, come colui che si occupa di bisogni fondamentali della città. Claudio cerca uno spazio preciso per il princeps, che è quello di andare incontro alle esigenze delle masse, avere il consenso. A Roma questo significa, ad esempio, lavorare affinché la popolazione della città non abbia mai carenza di approvvigionamento e mancanza di acqua. Abbiamo sentito gli acquedotti, il sì. Porto di Ostia per lo stesso scopo. Certo. E questo è molto importante. Sta venendo fuori un genio, in realtà, è partito come uno balbuziente, claudicante, che non si capiva bene che malattia l'avesse afflitto, e sta venendo fuori in questa trasmissione come un grande imperatore, ma io continuo a essere ossessionato dalla questione dei pretoriani. Maria Grazia Cinti, c'è una moneta che ci dice qualcosa del rapporto, non è una, so che l'ha studiata, non è una domanda trabocchetto, del rapporto fra Claudio e i pretoriani? Sì, diciamo che Claudio fa un uso sapiente della monetazione, cioè lui veicola il suo messaggio politico non solo attraverso, come diciamo poco fa, le opere pubbliche, ma anche appunto attraverso la monetazione. In particolare c'è questa moneta in cui è raffigurato Claudio che tende la mano verso un pretoriano, e c'è una leggenda, quindi una scritta, e la scritta è Praetor Recept, quindi proprio per sottolineare la gratitudine che aveva Claudio nei confronti dei pretoriani che lo avevano acclamato al potere. Quindi io adesso a poco sto esaltando nella mia fantasia Claudio, un uomo colto che capisce il complicato rapporto con la forza, i pretoriani, e che una volta arrivato al potere, invece di autoesaltarsi, prende dei provvedimenti per Roma che serviranno per i successivi 2000 anni. Insomma, un personaggio non da poco. Prende provvedimenti per Roma, prende provvedimenti anche per le province che Roma governa nell'impero. Sì, questa è una dimensione importante, però durante tutto il suo regno vediamo anche una continua tensione a placare diciamo, la forza di fazioni, soprattutto all'interno del Senato, che vorrebbero rovesciare quello che considerano un imperatore inadeguato. Manuel Miranda, cos'è la Tabula di Lione? Sì, la Tabula di Lione è un documento ritrovato nel XVI secolo, è una iscrizione sulla quale viene riportata quasi per intero un discorso, un'orazione che Claudio tenne in Senato nel 48 d.C., per l'introduzione di due senatori originari della Gallia Comata. E Claudio asserì che la grandezza di Roma, sin dalle sue origini, era stata quella di integrarsi ai popoli finitimi, quindi ai popoli vicini, e riuscire anche a integrare la propria cultura con quella delle altre genti. Si può dire che Claudio ha una visione dei rapporti con i popoli lontani da Roma, molto inclusiva, ecco, mettiamola così. Sì, è sicuramente una linea di continuità che poi porta a Caracalla. Ed è una linea di apertura dei romani al consenso dei popoli sottomessi, ed è molto importante che Claudio è una tappa fondamentale in un percorso che già inizia Augusto. Il princeps, che deve trovare un suo spazio politico, diventa il riferimento dei provinciali, Claudio su questo sarà sì. molto attento, diventa anche il riferimento di quei cittadini romani di nuova generazione, come i Galli, di cui parlavamo, che trovano
resistenza nella parte più tradizionalista del Senato. In realtà, nel perorare la causa di questi senatori, di questi cittadini romani della Gallia che vogliono diventare senatori, e Claudio sta cercando di inserire in Senato uomini a lui fedeli. Mi ringrazio particolarmente, professore, però adesso la trascino rapidamente nel terzo capitolo. Claudio, da imperatore per caso, dopo la sua morte, diventa un dio, il Divus Claudius. Il suo successore sarà il figlio di Agrippina, Nerone. Per il porto di Ostia? Sì, signore, è un'idea di Pallante. Torri. Altissime torri. Altissime stese. E in cima una grande fiamma a guidare le navi nel porto che potranno entrare tanto di giorno che di notte. 13 torri. E perché 13? Claudio si circonda di liberti, ai quali delega molte funzioni, creando una prima forma di burocrazia che impiega per snellire le pratiche, assicurare l'intervento del princeps e portare avanti le sue riforme. Riguardo la figura di sua moglie Messalina, tante sono le dicerie di palazzo che deridono e ridicolizzano l'imperatore. Messalina, 12 o 14 le torri faro per il porto di Ostia. Nemmeno una. Pallante ha già mangiato troppo. E anche l'architetto è ormai fin troppo ricco. Ma di notte le navi? Metteranno dei pilastri con portatorce in cima. Brava! Ma al di là dei pregiudizi e delle critiche riportate dalle fonti, Messalina è mossa dalla volontà di tutelare Britannico, il figlio avuto da Claudio, dalla minaccia di altre figure di peso nella dinastia Giulio-Claudia, come Agrippina, la figlia di Germanico. In questa ottica va considerato il complotto raccontato da Tacito con il suo amante, il console Caio Silio. Silio e Messalina, per favorire la successione del giovane Britannico, inscenano il loro matrimonio approfittando dell'assenza di Claudio. Come son belle le notti quando mi sei vicino. Tutte le notti saranno belle per noi. Augusta! Augusta! La rovina, la catastrofe, la vendetta degli dèi! Claudio, temendo di essere realmente detronizzato, si dimostra senza pietà. Silio e Messalina vengono condannati a morte. L'imperatore si unisce di nuovo in matrimonio. Sposa Agrippina, la sua giovane nipote, figlia di Germanico e madre di Nerone. Anche Agrippina, come Messalina, mira ad elevare suo figlio a imperatore. È una donna potente, regina degli intrighi, supportata da una grande ascendenza. La sua posizione è quella di imperatrice a tutti gli effetti. Di fatto, convince Claudio ad adottare Nerone al pari di Britannico, suo legittimo figlio. Ah, i funghi, che delizia! Pensate, li ho trovati perfino in Britannia. Claudio è anziano e malandato. Tutti intorno a lui già guardano a chi sarà il prossimo imperatore. Su di lui scende un grigio sipario. Muore a 64 anni in circostanze sospette durante un banchetto. Padre! Padre, che cos'ha? Secondo Svetonio, sarebbe morto dopo aver mangiato dei funghi velenosi. Per altre fonti, sarebbe stato invece avvelenato da Agrippina per favorire suo figlio. Nerone, a soli 17 anni, con un colpo di mano, viene fatto acclamare nuovo imperatore dal prefetto del pretorio Afranio Burro. Britannico viene allontanato. Al fianco dell'imperatore, la madre Agrippina, Augusta imperatrice. I funerali dell'imperatore Claudio in Campo Marzio seguono il protocollo ufficiale. I suoi resti riposano nel mausoleo di Augusto. Il suo nome è eletto a Divus Claudius. Proprio Agrippina inizierà sul Celio la costruzione di un tempio a lui dedicato, di cui restano poche ma significative tracce. Mentre la storiografia senatoria, persino dopo la morte, schernisce i difetti fisici e morali di Claudio e Seneca in una celebre satira lo paragona ad una zucca, il suo popolo gli riconosce il valore delle riforme, delle conquiste e delle opere di pubblica utilità e lo eleva al rango di divinità.
Ivano Proietti, finalmente abbiamo trovato il tallone d'Achille di Claudio, il suo punto debole, le sue ultime due mogli. Tutti conoscono meglio Messalina, perché su di lei è stato fatto un culto negativo. Però secondo me fu peggio Agrippina, non lo so. Agrippina, moglie, sorella, madre di imperatori, con lei torna il topos dell'avvelenatrice, della regina degli intrighi. Mi domando però da storico se sia un caso che Agrippina fa costruire il tempio del divo Claudio sul Celio, il monte dove si era asserragliato Servio Tullio, o Max Starna, secondo il nome, citato proprio da Claudio in occasione dell'orazione del 48 d.C. Esatto. Cosa dobbiamo pensare di Agrippina? Che fosse solamente una folle avvelenatrice? No, no, sicuramente un personaggio politico. Agrippina, a differenza di Messalina, secondo me, è un personaggio fondamentale nella storia romana. Lei andrebbe dedicato un capitolo, se non altro, per l'incrocio di parentele formidabile e poi per il ruolo che ebbe con Nerone. Sono pienamente d'accordo, è così. E le due personalità, Messalina e Agrippina, sono profondamente diverse. Messalina è diventato l'emblema degli elementi negativi di una principessa al potere, e però dobbiamo sempre pensare che Messalina morì a 23 anni. Ebbe la prima figlia Ottavia, che aveva 13 anni, Britannico a 14. Come del resto anche Agrippina, e più di Agrippina, era molto soggetta a influenze di gruppi che volevano rovesciare Claudio, che volevano prendere il sopravvento rispetto al principe. Agrippina è tutto un altro personaggio, giustamente la sua maturità era anche più anziana di Messalina, ma anche la sua storia, era la figlia di Germanico, per cui quello che è eclatante in questa faccenda che abbiamo adesso rievocato è la posizione proprio di Claudio. La congiura di Messalina nei confronti di Claudio nel 48 ha degli aspetti eclatanti, non tanto per il contesto, diciamo, che viene rappresentato dalle fonti, da Tacito e da altri, ma per il fatto che effettivamente fu portata avanti in maniera estremamente grossolana. Il sospetto è che, come dire, la percezione della fragilità del potere di Claudio fosse tale da parte di alcuni ambienti senatori che, come dire, si diede luogo a gesti eclatanti che poi vennero immediatamente repressi. Capisco. Mettere in campo Agrippina significa mettere in campo anche Seneca, uno dei più grandi autori dell'antichità, il cui però, adesso a mio avviso, punto debole era un eccesso di vicinanza al potere e nel caso di Claudio di distanza dal potere, perché scrisse delle cose terribili su Claudio. In realtà lui scrisse una satira chiamata Apocolochiuntosis, da apoteosis, quindi divinizzazione, e colochiunte o colochiunta, zucca. In realtà più che divinizzazione di una zucca dovremmo interpretarlo come divinizzazione di uno zuccone. Però per quanto riguarda Seneca c'è un'altra cosa da aggiungere, cioè Claudio appena salito al potere esilia Seneca in Corsica per 8 anni, quindi era chiaro che Seneca non poteva scrivere un elogio di Claudio che lo aveva mandato via, appunto. Sì. Seneca, lei come lo giudica? Guardi, non le ho detto all'inizio, mi può dare delle bacchettate, anzi mi deve dare nel caso delle bacchettate, però secondo me comunque sì, anche se aveva patito l'esilio, è questo capito di lodare chi ti fa del bene e denigrare chi a tuo avviso non ti fa del bene, non rende nobili gli intellettuali romani di quell'epoca. Seneca era, in quel momento storico, era direttamente legata ad Agrippina. E Claudio aveva un figlio che era Britannico e nella successione imperiale Britannico aveva dei diritti, aveva più diritti di Nerone, che era stato successivamente adottato al momento dopo il matrimonio con Agrippina. Bisognava
come dire, eliminare la memoria di Claudio, magari anche esaltandola attraverso l'apoteosi, attraverso una celebrazione del personaggio, ormai diventato divinità, ma allo stesso tempo bisognava in ogni modo eliminare che, la... Sì, ma quello che lei ci sta descrivendo è un intellettuale proprio al servizio della politica, in questo caso di un complotto politico, il complotto contro Britannica a favore di Nerone, che poi... darà la sua giusta mercede, lo dico ironicamente, a Seneca. Insomma, non è un episodio che fa onore alla biografia di Seneca. Seneca era anche il precettore di Nerone, era quello che era stato scelto per educarlo. Sono tempi difficili, soprattutto per gli intellettuali. Io questa volta l'ultima parola la do a Manuel Miranda per dirci almeno faccio almeno un accenno sul rapporto di Claudio con i culti provinciali, perché sì, è importantissimo questo aspetto. Sì, Claudio fu sempre molto aperto verso i culti provinciali, a parte la soppressione forte e ferma che attuò nei confronti del druidismo. Abbiamo presenza nelle fonti del cristianesimo durante l'età di Claudio, in particolar modo nella casa di Narciso, che era uno dei suoi liberti più stretti, e fu molto liberale anche nei confronti degli ebrei. Tuttavia c'è un episodio particolare, quasi contrastante, che è caratterizzato dalla cacciata degli ebrei da Roma. E c'è un passo controverso di Svetonio, in questo caso, che afferma «imperante Cresto assidue tumultuantes», vale a dire, tradotto alla buona, attuavano spesso tumulti nel momento in cui comandava Cristo. E gli studiosi in merito sono in dubbio se con Cristo lo storiografo si riferisse a Cristo, quindi se i tumulti si attuassero tra ebrei e cristiani, oppure se Cristo fosse un liberto di Claudio. Ce lo deve chiarire lei, professore, questo dubbio. Allora, la menzione che abbiamo noi, la prima attestazione vera che abbiamo noi di una chiara identificazione della differenza fra ebrei e cristiani è probabilmente coi processi che Nerone avvia dopo l'incendio. La frase di Svetonio indica che, come succedeva spesso, questa volta capitava nel caso degli ebrei, altre volte nel caso di altri gruppi etnici, perché Roma era Potevano essere confusi. Non sì. Creda che la lascio andare via senza che lei mi dica i tre libri per approfondire Claudio. Allora, sicuramente possiamo tenere presente il catalogo della mostra su Claudio che si è celebrata all'Ara Pacis, è fatto molto bene e in qualche modo presenta le novità sul personaggio. Un altro libro che recente, che sotto questo punto di vista ci dà l'idea di Claudio anche come intelligente, come principe presente che vuole governare l'impero, è un libro di Pierangelo Buongiorno, Il principe inatteso, di recente pubblicazione. E poi io suggerirei, per capire un po' il contesto in cui si muove anche la politica di Claudio nei confronti dei provinciali, della necessità poi di creare un consenso per Roma e per il principe come mediatore tra Roma e i provinciali, alcuni saggi del libro L'Italia Romana di Andrea Giardina. In particolare i primi due riguardano sia la tavola di Lione sia la questione del rapporto tra Claudio, Roma e l'allargamento del Pomerio. Ringrazio il professor Umberto Roberto e ringrazio soprattutto i preparatissimi Silvano Proietti, Maria Grazia Cinti, Manuel Miranda, e nell'esortarvi a prendere nota dei libri che ci ha suggerito il professor Roberto, passo alle conclusioni. Claudio Imperatore, catalogo della mostra al Museo dell'Ara Pacis, a cura di Claudio Parisi Presicce e Lucia Spagnuolo, Lerma di Brecht Schneider, 2019. Claudio, il principe inatteso, Pierangelo Buongiorno, 21 editore 2017. L'Italia romana, storie di un'identità incompiuta, Andrea Giardina, La Terza, 1997. Umberto Roberto ci ha detto quanto sia stato importante per rendere popolare la figura dell'imperatore Claudio Robert Graves, che scrisse due libri negli anni 30, Io Claudio e Il Divo Claudio, che raccontavano tutto, ma proprio tutto, di come l'imperatore arrivò al potere e di quel che fece una volta al potere. Graves è famoso anche per un altro libro, La figlia d'Omero,
E perché è famoso per quel libro? Perché in quel Figlia d'Omero abbracciava la teoria dell'origine siciliana dell'Odissea, formulata a fine 800 da Samuel Butler. Butler aveva sostenuto, e Graves con lui, che tutta l'Odissea era stata scritta intorno alla Sicilia e tutti i luoghi erano luoghi siciliani, anche i personaggi. Anzi, di più, l'autrice, sotto il nome di Omero, sarebbe stata una principessa siciliana, quella che nell'Odissea compare col nome di Nausicaa.